Ivrea, capitale del libro 2022, una vittoria della città, una vittoria di tutti quanti gli operatori culturali di Ivrea. Sì, direi assolutamente di sì, è secondo me un risultato grossissimo, merito di tutti quelli che ci hanno lavorato, non certo io direttamente, ma Costanza Casale, assessore alla cultura, la biblioteca, la grande invasione, eccetera, con la quale collaboro, ma rispetto al, così, proprio all'aspetto organizzativo del dossier di Ivrea Capitale del Libro io direttamente non ci ho lavorato, quindi assolutamente merito loro, bravissimi, giusta la nomina di Paolo Verri, uomo di libri da sempre, dalla direzione di case, dalla direzione editoriale di case editrici a Per un pugno di libri, a Matera Città della Cultura, eccetera, per cui direi che è stato fatto, che sono stati fatti tutti i passi giusti e io come libraio sono contentissimo. Quanto facevano paura le altre candidate? Ce n'erano molte, soprattutto nella fase finale. Sì, ce n'erano molte e secondo me facevano abbastanza paura al punto che io interiormente credevo che non ce l'avremmo fatta, invece è un grandissimo lavoro del gruppo che ci ha lavorato e soprattutto proprio l'ostinazione, il cuore che ci ha messo Costanza nel raggiungere questo obiettivo hanno portato sì che la situazione si rivolgesse assolutamente a favore di Ivrea. Non c'è bisogno di un titolo per avere maggiore consapevolezza nel proprio lavoro, però certamente non guasta. Per quello che mi riguarda, no. Ivrea è una città che dal punto di vista librario è una città sana, in piena salute, ci sono 6 librerie, tantissime presentazioni di libri, quindi c'è un'attività sia organizzativa che di pensiero notevole, è una città che legge ancora molto, legge soprattutto il pubblico, diciamo così, dei pensionati Olivetti, che hanno quindi questa tradizione un po' genetica nel sangue, ma devo dire che recentemente c'è un afflusso, almeno io lo vedo in libreria, di tantissimi giovani, soprattutto, lo dico con dispiacere per i maschi, soprattutto ragazze. Un'ultima cosa importante, Ivrea ha vinto per tutte le cose che tu hai ricordato, Ivrea ha vinto anche per quell'idea olivettiana della comunità. Sì, credo che questo tema sia stato, anzi credo, ho letto il dossier, quindi questo tema è stato al centro del dossier di presentazione, è bello che ci sia ed è bello che in qualche modo vada declinato al futuro, quindi non soltanto un discorso di memoria, ma un discorso che in qualche modo guarda in avanti, che è esattamente quello che faceva Adriano, non si occupava di cose del passato, anzi evidenziava in ogni singolo aspetto, penso anche alle edizioni di comunità, i grandi autori che nel suo tempo in qualche modo avevano delle cose da dire sul futuro e quindi penso che sia una bellissima occasione per la città per farlo.